sarebbero stati pazzi chi ha sottratto l'agenda rossa a bruciare l'agenda rossa, perché io ritengo che quell'agenda rossa è stata sottratta non per fare sparire qualcosa, è stata sottratta anche per poter imbastire su quell'agenda rossa, quella rete di ricatti incrociati che sicuramente oggi è in piedi e che regge i destini, ha retto fino ad oggi i destini di questa disgraziata Seconda Repubblica. Non la troveremo sicuramente mai, è probabile che prima o poi, magari quando dovesse servire, qualche pagina dell'agenda rossa venga pubblicata, non so, faccio un nome a caso, per esempio sul Panorama, per esempio sul Velino, per esempio su qualche giornale di questo tipo, magari sul Libero o su chi potrebbe avere interesse a pubblicarla, è questo che succede. Comunque sicuramente non è stata distrutta, quell'agenda ha un valore inestimabile perché oggi ce l'ha in mano. Io sono d'accordo con Salvatore, secondo me è ancora nelle mani di qualcuno che ha tanto potere e penso anche che ben custodita, può essere custodita sicuramente anche fuori dal nostro paese, in Svizzera o nel Vaticano. Io conosco un'altra persona, si chiama Vincenzo Calcala, nella quale io ho fiducia, sì, in queste cose, che ha portato lui personalmente due valigie piene di denaro e le ha messe nel portabagagli della macchina di Marcinkus, sì, ed era semplicemente uno delle consegne che venivano fatte al cardinale Marcinkus, che poi non mi risulta sia stato mai processato o sia stato in qualche maniera inquisito, anche se Vincenzo Calcala è stato, benché certe sue rivelazioni non hanno potuto essere utilizzate, perché purtroppo, essendo un uomo d'onore riservato, cioè di quegli uomini d'onore che conoscano solo il capofamiglia, e il capofamiglia in quel caso si trattava di Francesco Messina Denaro, è un ruolo particolare che hanno gli uomini d'onore riservati, che vengono non pucciuti in una, cioè iniziati, diventano uomini d'onore, diciamo, in una cerimonia in cui ci sono gli altri componenti della famiglia, ma è il capo famiglia che lo nomina uomo d'onore, lo conosce lui solo, perché gli vengono affidati degli incarichi particolarmente riservati che devono essere conosciuti a pochi o quasi nessuno, solo il capofamiglia e l'uomo d'onore riservato, altrimenti c'è la possibilità che poi vengano conosciuti dagli altri. Tant'è vero che a Vincenzo Calcala era stato affidato il compito di ammazzare con un fucile di precisione Paolo Borsellino nella strada tra Palermo e Agrigento, quando lui era rivestiva il capo della procura di Marsala. Ecco, quindi purtroppo per queste cose conosciute da Calcala non ci sono riscontri e quindi non hanno potuto utilizzare quelle che sono le sue rivelazioni. Però in più di un processo la Vincenzo Calcala è stato ritenuto affidabile, non sono mai state smentite le sue dichiarazioni.